Bentrovati. Oggigiorno si divulgano insegnamenti, tecniche esoteriche, esercizi per lavorare su di sé presi da antiche tradizioni, da confraternite esoteriche. Vengono distribuiti da individui che spiegano molto bene, senza dialettiche e dotte, con un linguaggio alla portata di chiunque. Costoro non hanno affatto capito il pericolo contenuto nelle comunicazioni che diffondono. Vengono portate conoscenze solo per appagare la loro presunzione, il bisogno di protagonismo o, ancor peggio, il loro rendimento economico. Si crede di fare gli innovativi, gli spregiudicati, i fenomenalisti, senza rendersi conto che presentare al mondo determinate realtà esoteriche significa consegnare nelle mani degli altri delle armi di distruzione della coscienza. Tali individui preparano la strada a un'entità che è stata profetata da secoli, un'entità che attende di trovare discepoli educati nell'occultismo tramite conoscenze di magia foderate di modernismo. I fautori di questa diffusione vendono libri, fanno trasmissioni e sembrano onesti. In realtà loro stessi non sanno di essere strumenti di colui che verrà per rubare una parte di umanità all'evoluzione della Terra. Gente che dice: il mondo non esiste, esisti solo tu. Tu crei il mondo. Oppure puoi desiderare e chiedere ciò che vuoi, puoi farlo. Ancora, Gesù era un guerriero, un samurai, ma con un cuore grande. Ancora, i quanti ci spiegheranno cos'è lo spirito. Dio compreso è meccanica quantistica. Queste comunicazioni convincono perché parlano con un tono saccente e autorevole, sicuro di sé. In realtà si sta preparando la strada a un materialismo travestito di spiritualità, che è il peggior nemico dell'evoluzione, che si può però vincere riconoscendolo. Là dove vi è spavalderia, mancanza di umiltà, provocazione e cinismo, vi è sempre errore. Il consiglio di Steiner era ed è: vigilare costantemente dentro e fuori di noi, devozione fedele di fronte all'Arcangelo Michele che penetra nel mondo e sulla terra per riprendere nelle sue mani l'intelligenza, e vigilante attenzione di fronte allo smagliante, abbagliante lavoro di Arimane che attraverso tutto il XXI secolo opererà come scrittore. Sviluppare una vigilante attenzione che ci renda in grado di elevarci al di sopra di Arimane, poiché egli scriverà le sue opere dai punti di vista più inopinabili. Queste opere ci saranno, e i suoi scolari egli se le sta già formando.